belli come il sole, come recitava quel famoso striscione che appariva a San Siro quando, insomma, tanti anni fa, e quando si poteva ancora andare allo stadio, e quando si poteva ancora... Tra l'altro, questo modo di dire quando si poteva sta diventando tristemente ricorrente nel nostro lessico, e sarebbe meglio cancellarlo, dimenticarlo, non utilizzarlo più e sostituirlo con quando si rifarà, quando si ritornerà, quando sì, no? Io tendo sempre a proiettare così la mia visione al futuro e alle cose che si potranno fare, alle cose che succederanno, piuttosto a quello che si è fatto, quello che una volta c'era e adesso no, perché se dovessimo andare dietro a questo pensiero, allora ad esempio, perché non si fanno più film come, non lo so, il mistero del falco maltese, ho detto anche il mistero del falcone, che è uno dei più grandi film noir mai fatti, e che vi consiglio di andare a vedere con Humphrey Bogart, lo stesso Humphrey Bogart di quello che molto probabilmente è il mio film preferito, e cioè Casablanca. Bene, cari signori, buon pomeriggio, buonasera, oppure buongiorno se mi state guardando dall'Oriente, quindi buongiorno Vincenzo, che probabilmente guarderà questo video domani mattina. Voglio raccontarvi una cosa, poi torniamo un po' sui temi della partita ieri, ma voglio raccontarvi una cosa che mi ha fatto molto sorridere, perché ad un certo punto mi è arrivato un messaggio di un amico che mi scrive: ma senti una cosa, ma riguardo a questo fondo il fondo Juncker è il fondo della bottiglia, no? Il fondo non mi ricordo il nome. Ma perché quando si parla di trattativa per il Milan escono fuori spesso tutti questi personaggi qua? Non lo so, sinceramente non lo so. Sinceramente, poi, tra l'altro, io ho letto poco perché non mi sono nemmeno interessato alla cosa, ma pare di capire che la comunicazione su un eventuale interesse addirittura risalisse alla scorsa estate, a luglio della scorsa estate, e che comunque questo fondo, che tra l'altro è un fondo nato da poco, avesse provato ad acquistare la piattaforma TikTok, che, se non vado errato, è quella dove sono tutti quelli che fanno i balletti, no? Poi mi direte voi che siete più giovani. Credo che il motivo sia semplicemente che abbiamo dei grandissimi personaggi in cerca d'autore, che vale un po' per tutto, vale per i giornalisti, vale per chi fa spettacolo, vale per chi vuole acquisire. Mi viene sempre in mente quello che doveva comprare la Roma, ve lo ricordate? Quello sceicco, che sceicco non era. Poi invece però mio amico mi scrive, poi quando si parla dell'Inter invece spunta il fondo dell'Emiro Saudi, anche lì tutto lascia il tempo che trova, lasciamo perdere, non andiamo dietro queste cose, perché veramente sono così, sono semplicemente intorno a quella che invece è la cosa importante, cioè la nostra squadra. Ora, non so voi, ma se io potessi andare a casa più tardi e guardarmi Manchester United Milan questa sera, lo farei. Invece, come ho detto nel corso della live, questa sera guarderò Montalbano, e poi dopo, in quinta serata, perché Montalbano molto probabilmente finirà tardi, guarderò la partita dell'Inter. Comunque, detto questo, ho veramente una voglia di vedere il Milan, ma non solo per la partita di ieri, anche per quello che è successo in tutta la stagione, perché voglio veramente ogni volta sorprendermi attraverso le prestazioni dei ragazzi, e voglio continuare a vedere che credono a quello che stanno facendo, credono all'obiettivo che si può raggiungere, che poi non importa che sia il campionato, l'importante è che sia la Champions League, ovviamente, per tante ragioni legate anche a, diciamo, prestigio, perché quella è la nostra coppa, è la coppa alla quale il Milan dovrà, a partire dalla prossima stagione, se, come penso e quasi credo, ci arriveremo, dovrà essere assolutamente il nostro territorio, a prescindere poi che, insomma, più si partecipa e più la squadra può diventare competitiva. Oltretutto, se la squadra diventa competitiva attraverso la gestione che abbiamo visto in questo momento storico, devo dire che possiamo essere, direi, ottimisti. Perché? Perché quando tu hai dei giocatori che sono seconde linee, che spesse volte hanno anche fornito delle prestazioni non all'altezza, che sono stati molto criticati, penso anche, e direi in maniera ingiusta, perché da queste parti non avete mai sentito non avete mai sentito il rumore della ghigliottina sulla testa di nessuno. Anche Meite l'abbiamo ovviamente sottolineato quando non ha fatto una buona partita, ma non è mai stato bollato come bidone, semplicemente
aveva bisogno evidentemente un po' di integrarsi. Poi è chiaro, c'è da dire che con un che sì così a fianco e reparto di compagno di reparto tutto diventa molto più semplice. Comunque dicevo, la crescita di questo gruppo, inteso anche come voglia di superare i momenti negativi e voglia di farlo attraverso le prestazioni, attraverso l'impegno, come dicevamo nel corso della live, anche seguendo quelle che sono le indicazioni del mister, il quale a sua volta sta dimostrando di essere ancora pienamente con le redini in mano, le redini di una squadra che è una squadra molto giovane, anche le statistiche lo confermano, il fatto che abbiamo mandato in gol 6, mi pare, giocatori diversi sotto i 23 anni, ecco, le statistiche ci indicano chiaramente quanto la nostra squadra sia giovane e questo comporta inevitabilmente qualche passaggio vuoto che hanno tutti, poi, perché se facciamo un po' il conto, l'Inter l'ha avuto a inizio stagione quando ha avuto dei problemi di formazione, ma anche se giriamo in giro per l'Europa, quindi ecco, è normale questa cosa. Poi dopo noi siamo andati a cercare di capire perché volevamo anche in un certo senso rincuorarci rispetto a quella che da quello che sembrava un sogno che stava svanendo. In realtà poi non era un sogno prima, non è svanito poi, è semplicemente la constatazione di una squadra ben costruita, ben allenata, con un tecnico che sta facendo il suo. Poi il discorso infortuni è un discorso che, come dicevo io, più di quello che ho già detto non dirò, perché non ho alcuna competenza in ambito medico per poter dire se si tratti di un problema relativo alla preparazione, relativo agli allenamenti, piuttosto che a situazioni incidentali, quindi lascio perdere. Però dal punto di vista di squadra, io anche ieri ho visto veramente una squadra che ci ha messo tutto quello che poteva metterci, riuscendo ieri sì, da un punto di vista di gruppo e di squadra, di gioco di squadra, a sopperire alle mancanze dei singoli. Ieri è stata veramente la partita che penso Arrigo Sacchi guarderà e riguarderà e potrà essere orgoglioso dei nostri ragazzi. Si sono viste tante cose fatte bene e si sono viste anche tante cose che non sono state fatte, e per fortuna, come ad esempio le ossessive costruzioni dal basso che ancora si vedono fare in molte squadre che non sono il Manchester City e che quindi non se lo possono permettere, ma le vediamo purtroppo applicate anche a formazioni che presentano gravi lacune da un punto di vista tecnico e qualche volta anche da un punto di vista organizzativo, e vanno incontro a rischi e spesso ci vanno anche a sbattere, perché penso al Napoli, che è il nostro prossimo avversario, penso quante volte sia stato protagonista di improperi il nostro ex allenatore Rino Gattuso per quella costruzione dal basso, che era una cosa che puzzava proprio di cantina umida, cioè una roba proprio stantia, una roba che non si poteva più vedere. Adesso lo sta facendo ancora al Napoli, e anche i tifosi del Napoli, essendomi tuffato nell'ambiente napoletano per conoscere meglio anche il sentimento dei tifosi, beh, anche lì devo dire che ho trovato diverse manifestazioni di orrore, diverse esclamazioni di orrore nei confronti del gioco di Gattuso, quando la costruzione dal basso, che dovrebbe essere poi una cosa, perché parliamoci chiaro, la costruzione dal basso nasce e si diffonde in maniera così ortodossa nel momento in cui tu affronti delle difese che sono, comunque delle squadre che sono ben organizzate, e oggi la maggior parte delle squadre sono ben organizzate, ma contro le quali vuoi cercare di stanare la loro fase difensiva, e quindi tu giochi dal basso affinché loro si alzino e tu possa andare a cercare la profondità e tu possa colpirli alle spalle. È chiaro che poi è per logica, cioè già definendo la situazione ci rendiamo conto di come farlo con squadre, prendo ad esempio l'Udinese di mercoledì scorso, sia una follia, infatti noi non l'abbiamo fatto, cioè se poi loro non salgono tu ti ritrovi con il 70% di possesso palla, di cui di questo 70% il 60% lo fai nella tua metà campo, ed è niente, ed è semplicemente una cosa che, ripeto, sfinisce l'osservatore, soprattutto se non hai giocatori che possono farlo. Quindi il fatto che il nostro mister abbia adottato delle misure diverse, finalmente ci abbia tolto dall'orrore del possesso palla fine a se stesso, totalmente fine a se stesso, è un altro applauso che dedico al nostro allenatore. Ora però è
chiaramente, come ho sempre detto in queste settimane, né ci dovevamo così struggere dal dolore delle partite che abbiamo perso o giocato male, così non ci dobbiamo ritenere totalmente fuori da tutti i nostri problemi dopo la partita di ieri. La partita di ieri è stato un bel passaggio, forse fondamentale per il proseguo della stagione, perché partite del genere vinte così, in un momento così, con così tante assenze e giocando così bene, io credo sinceramente che possa rappresentare un tassello in più verso, no, quella costruzione di cui abbiamo parlato spesse volte, così come la partita di giovedì. Partita di giovedì, perché vai a Manchester, non c'è il pubblico, d'accordo, però è lo stesso uno stadio, è un'esperienza, evoca anche, no, per il Milan dei ricordi di un certo tipo, quindi credo che i ragazzi siano molto gasati dall'andare a giocare questo ottavo di finale, che comunque io ritengo, poi ne parleremo nei prossimi giorni, ma io ritengo che non sia assolutamente scontata la nostra eliminazione, soprattutto se riusciremo nella gara d'andata a, diciamo, fare un buon risultato, che può essere anche il 2-1, il 3-2, cioè anche un risultato così che tenga pienamente aperto il discorso qualificazione, e poi dopo al ritorno vediamo, perché torna Ibra, magari torna Çalhanoğlu, magari questo, magari quello, vediamo che cosa succede, fermo restando che se il mister riesce a applicare un'idea tattica differente dal 4-2-3-1 fisso, come ha fatto con il Verona ieri, beh, non è detto che da un punto di vista tattico noi non si possa ancora una volta con il sistema sopperire alle assenze. Mi sembra una strada questa da percorrere molto interessante, sia perché ci consente di fare il risultato, e sia anche per chi, diciamo, come noi, come me, come noi, come tanti di voi, piace guardare anche le evoluzioni tattiche, le variazioni, le idee, gli spunti. Beh, vedere il Milan di ieri che fa quel 4-2-2-2 che abbiamo visto, che fa la difesa 5, è tutto in corso d'opera, è tutto con quattro indicazioni, è veramente una cosa molto bella e molto interessante. Infatti poi domani sera riguarderò la partita e apprezzerò ancora di più, perché poi in presa diretta sì, cerco di prendermi degli appunti, di segnare delle cose, ma è chiaro che c'è il trasporto e la passione, quindi si fa un po' più fatica, ma domani andrò invece a guardare proprio nel dettaglio. Nel frattempo io vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.